Saint Nick World, il mondo di San Nicola. Siamo ancora una volta, per la nona volta, con questa nostra trasmissione accanto a voi. In questi momenti difficili, in questi momenti talora tragici, però con uno sguardo verso il futuro, nel segno del nostro nome tutelare, del nostro santo protettore. San Nick, San Nicolas, ovunque nel mondo, identità, cultura, economia e ciò. Che noi discuteremo anche questa sera insieme ai nostri ospiti. Innanzitutto con Giulia Reina, Buonasera. la mia collega che sempre trascorre queste puntate accanto a me, che ci presenterà appunto gli ospiti di questa serata. Buonasera a tutti. Oggi abbiamo due ottimi ospiti. Abbiamo Elisa Barrucchieri. Buonasera. Che è danzatrice, coreografa, membro del consiglio direttivo AIDAP Agis e fondatrice della compagnia di danza Res Extensa. E poi abbiamo Nicola De Matteo, scrittore e manager sì, culturale, e abbiamo anche una sua ultima opera. Sì, nella nostra vetrina che... bibliografica sì. della trasmissione, scorre anche questo bellissimo libro di Nicola De Matteo, che se non erro, parlerà. dovrebbe essere il diciottesimo volume. Benissimo. Complimenti, Nicola, una grazie, prolificità grazie. davvero interessante. Fortunati noi lettori. Fortunati lettori, ma anche lui ad avere la voglia di continuare a scrivere <ride> dopo tante esperienze. Giulia, dicevi quindi? E... Diciamo, oggi io vorrei anche ricordare che stiamo continuando con il nostro lavoro per i nostri tre progetti, in particolare attualmente è stato pubblicato da pochissimo il bando per il bozzetto dell'immagine dell della statua di San Nicola. Un concorso aperto a è un concorso tutti, aperto dai a bambini, dai piccini, ai grandi, grandi e celli. piccoli. E aspettiamo i bozzetti alla PEC, all'indirizzo PEC, una statua per San Nicola, chiocciolapec.it. E per tutti gli aggiornamenti, chiaramente, sempre la nostra pagina Facebook, una statua per San Nicola. E questa è un'informazione di servizio, quindi evidentemente è importante che voi ci inviate con una semplice PEC l'immagine che nel vostro cuore, nella vostra mente, non solo per gli artisti, ma per ciascuno di noi, in qualche modo ci richiami questo valore simbolico straordinario, il significato di pacificazione universale e di ecumenismo del nostro San Nicola. E abbiamo anche un Nicola in studio, quindi adesso sì, lo interpelleremo su quest'aroma, però io preferisco partire un po' più intorno a quello che è l'argomento. Come dire, sostanziale della puntata, perché ci stiamo occupando anche di politiche culturali e in effetti i nostri due ospiti rivestono un po' entrambe le qualità: quella di essere degli artisti, degli scrittori, delle, una danzatrice straordinaria come Elisa Barucchieri, ma anche di essere impegnati sul fronte della cultura. E quindi le domandine che mi ero preparato stasera sono molto semplici e sintetiche, ma forse un po' meritano approfondimento. Che cosa significa fare cultura oggi? in una battuta Elisa eh, io, io stavo già guardando Nicola e <ride> eh, lo so eh. capisco è <ride> eh, una domanda che quante settimane abbiamo a disposizione eh, no? 30 secondi 30 facciamo secondi. così bisogna, sai quali libri che bisogna essere in grado di certo, condensare no, no, in 100 no, la parole pratica, gli esercizi la letterari della, della sintesi del cristallo dentro eh, fare cultura secondo me è la cosa più importante della vita, cioè tutto il resto non ha senso senza il sogno, la poesia, la poesia del gesto, il cogliere la bellezza e la magia delle relazioni, dell'emozione. Questo è. Fondamentale. Penso sia emozionantissimo che l'Europa, che negli ultimi anni aveva messo un po' la cultura, un po' di più quasi come un intrattieni, invece proprio adesso, in un momento di pandemia, in un momento di crisi, dice è parte fondamentale del benessere. Eh, qualsiasi comunità che investe in cultura, che vuol dire tutto, vuol innanzitutto leggere. Innanzitutto capire che si possa sognare, che, che la, la bellezza del, dell'alba, del tramonto, la bellezza di un sorriso è fondamentale, il mistero, tutto quello che è dentro il vivere, non solo questo corpicino finito, eh, friabile, difettato e difettoso. No? Secondo e poi... te, Elisa, a che fare? parte, insomma, la triade che abbiamo messo qui, il discorso della cultura con l'identità e l'economia, quanto ha a che fare oggi? Fondamentale, mm. fondamentale, appunto, i, tutte le culture, i governi, le economie che investono in cultura si ritrovano con un benessere aumentato sotto ogni aspetto, ogni singolo aspetto anche economico, cioè le cose non sono uh, scindibili. Investire in cultura, che vuol dire questo benessere umano profondo, è quello che ci rende umani e in più è quello che ci rende umani ricchi, dà ricchezza a tutta la società. Queste sono parole bellissime che sicuramente sottoscriviamo <ride> mille volte, però poi ci sono i problemi un po' anche più materiali che in realtà poi annebbiano certe volte lo sguardo di chi fa cultura o lo impegnano su fronti che non gli sono proprio consueti in molte circostanze. Pensiamo un po' ai fondi pubblici per la cultura, la difficoltà per gli artisti di accedervi, di programmare. Tutti giuristi poi dobbiamo essere per fare questo tipo di lavoro. No? E, e Nicola tu te ne occupi perché ha detto Giulia, che non sei soltanto uno scrittore, hai svolto anche un'attività politica. Ma attualmente gestisci una struttura culturale a tutto tondo, l'Istituto Vittorio Emanuele di Giovinazzo. Che tu hai preso, non possiamo dire dal nulla, perché ha una storia antica e anche controversa, però che hai ristrutturato, cioè stai gestendo dopo che è stata ristrutturata, al servizio della cultura. Problemi spiccioli e soluzioni spicciole. Per ottenere interesse su questi temi. Beh guarda, innanzitutto grazie per avermi invitato. Poi il, questa, questo trittico, diciamo così, identità, cultura ed economia, che ha al centro la cultura, ben eh, è in, inserito in un discorso generale perché l'identità di un territorio, quindi hai fatto bene a citare il l'Istituto Vittorio Emanuele, si ehm, meglio concretizza con il vissuto di quel territorio con ciò che quel territorio tutto sommato esprime. È chiaro che poi tutto gira anche intorno all'economia, perché se non c'è una base eh, diciamo così, economica non si può realizzare proprio nulla. Faccio un esempio proprio banalissimo, proprio a questo istituto nel, eh, in questi anni abbiamo realizzato quasi 472 eh, diciamo così, eh, realizzazioni eh, spettacolari. Ma tra queste mi piace sottolineare le presentazioni dei libri, no? Proprio la presentazione dei libri che ci viene a mancare in presenza, oggi si fa tutto in streaming. Ah, che bello, facciamo la presentazione in streaming. Ma poi, scusate il termine, questo libro chi lo compra? Vediamo invece il lato economico dell'identità e quindi cultura. Quando tu fai una eh, presentazione, come si dice spesso, in presenza. È chiaro che poi la gente che è venuta ad ascoltarti, a sentire il relatore, a guardare, a toccare con mano il libro, poi alla fine lo compra. Quindi è un dato specifico, proprio diretto, immediato. Ecco perché non ci si può fermare soltanto come dire, ai contributi pubblici che comunque stanno stentando ad arrivare. È chiaro che quando noi vediamo i teatri chiusi eh, ci preoccupiamo, quando vediamo i cinema che sono chiusi ci preoccupiamo perché c'è un indotto dietro che è fondamentale. Ci però, sono... però Nicola ti interrompo e poi una domanda aperta a entrambi. Non c'è un po' troppo, come dire, una forma di dipendenza dal contributo pubblico, dal finanziamento locale, nazionale, a seconda dei casi? Cioè tu stai affrontando un tema che riguarda in fondo adesso sì. la pandemia, cioè nel senso che durante la pandemia i teatri che non sono mai tanto vuoti, anzi spesso sono strapini, dobbiamo anche dirlo, quindi la gente non è che no, non va a teatro. E che è un po' è difficile intercettare alcune cose, va bene, ma in questo periodo è attualissimo. Però resta sempre il fatto che, se succede qualcosa per cui si azzera il rubinetto, si esaurisce il rubinetto dell'ente pubblico di turno, che cosa ci inventiamo a parte la pandemia? Non riesco a comprendere come possano esserci dei teatri vuoti. Quando poi noi sappiamo che è lo sbigliettamento nei teatri che dà la parte essenziale, dal punto di vista economico, per portare avanti una compagnia, e quindi la gestione di un teatro. Come si fa a tenere chiuso un cinema quando sappiamo che è lo sbigliettamento che quel cinema e quei eh. film, diciamo così, Beh, però in questo periodo era necessario. È, però è necessario. Però ecco che è bisogna inventarsene che... una nuova, Elisa. Che cosa ci possiamo inventare? Allora, io penso Anche dal che... punto di vista economico, sì. perdona se insisto, certo, cioè certo, per no, fare in no, modo che si possa continuare a vivere anche in assenza di altre... Assolutamente ehm. d'accordo, ehm, io difendo ferocemente il fatto che la cultura non debba diventare commerciale, il commerciale e il culturale sono diversi, cioè la cultura c'è un, un governo un, con il miglior sistema suo possibile, pensiamola bene, togliendo i personaggini che possono essere più o meno di interesse personale dentro. Deve difendere la libera ricerca, la libera creatività. Cioè noi abbiamo il dovere di difendere delle cose che non siano solo commerciali. Poi ben venga anche il commerciale. Ma è attraverso il rischio, la, le, il diritto a sbagliare, il diritto a scrivere qualcosa che non funziona totalmente, a fare uno spettacolo che non vada bene. Ma quel diritto va fatto perché se noi facciamo solo quello che al momento vende, Assecondiamo piccole cose. Il, um, Joseph Campbell diceva: diventiamo tutti un poco pornografia o propaganda, ti e invece no, la cultura è alta. Eh. So. Allora, allora questo è mistero, fondamentale La conciliazione, la proprio, conciliazione è, ma Tra questi due apparenti opposti che io, Manco Lorenzo il Magnifico eh, riusciva però, però, bene no? vabbè, Sono problemi nostri Elisa cioè, Sono è, problemi sono nostri perché, problemi. Perché, Per esempio quando il Comune di Bari ha partecipato Noi abbiamo seguito molto da vicino Tutta l'evoluzione della partecipazione del Comune di Bari Alla competizione per la città italiana della cultura E abbiamo seguito anche i lavori del professor Baia Curioni E quindi le interrogazioni, le domande, le risposte e alla fine poi il perno di tante cose era d'accordo, questa cosa molto bella che volete fare, si parlava di varie cose belle che il Comune anche e soprattutto nel nome di San Nicola, eh, noi siamo stati felicissimi, ha proposto, ma si diceva, eh, ma riuscite a conciliare il finanziamento privato con il finanziamento pubblico, cioè voi chiedete questi soldi, però quanto è di privato? Cioè se non c'è il privato comincia a diventare un po' difficile capire certo. perché ci dovrebbe essere quel pubblico. E perché quella trasmissione, quella cosa teatrale, quella. No? Piuttosto che un'altra, se siamo a livello della difesa del diritto all'esistenza della cultura. Non so se mi sono spiegato, Giulia, tu mi hai inteso. Cioè, una cosa è dibattersi e finanziare la difesa della cultura difficile da comunicare, tipo. Avanguardia teatrale, qualcosa del genere. Un'altra cosa invece non pensare al bisogno di coinvolgere per forza i partner privati quando si fa una, un, uno spettacolo che può avere come dire, no, una serve, maggiore serve, diffusione. Sì, 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 serve assolutamente una compartecipazione nelle parti, ma bisogna anche far innamorare la gente, permettere che la gente capisca, altro, eh. no? capisca che veramente l'emozione che uno ha a leggere un libro, ad andare a vedere uno spettacolo dal vivo. O il cinema buono, è altro, la pizza è meravigliosa con gli amici, ma a volte quei 7 euro, quei 15 euro, spesi in un'altra maniera è qualcosa che fa viaggiare molto di più. E fa in fondo proprio... è ciò che la gente vuole, Elisa. Perché eh mi certo. accorgo sempre di più che si va in. Fare la scampagnata, mangiare fuori, però poi dopo si rimane un po' sempre così. Che facciamo? E eh, lo dobbiamo andare a prendere il No, ci sono milioni di cose tutti intorno ci a noi, la, cose... nostra regione, la nostra regione, proprio... la nostra città. Sì, sì, sì. Piedi, nostro, il nostro paese, è strapino di cose, però c'è una sorta di pigrizia e però arriviamo però alla scuola. Questa è un'altra fase no, del, del concetto identità, cultura e economia. Certo. Quello che dice Elisa deve però partire dalla scuola. Cioè chi dovrebbe insegnare i bambini, ai ragazzini, ai grandi celli a conoscere, amare. Che ne so, ghete, oppure andare a teatro o certo, Ma anche le mamme che devono leggere ai eh. bambini. le mamme che devono leggere ai bambini. Devono leggere, dire dimmi. che è un gusto, mm. è importante, no? Quell'abbraccio. tanto sta cosa. <ride> Quell'abbraccio io dico la mamma perché. Mia, mia mamma è una sostenitrice del leggere pazzesca, ci ha fatto un, tutte e due i miei. Ma proprio un grande dono. Ma la mamma, il fratellino, il fratellone, il padre che prende quel tempo per leggere al figlio, alla figlia. Quello è un dono non, per la vita. Non ha questa fortuna di avere e un figlio. Pian e piano piano una... inizia con un topolino: eh. ma già quello è un dono di un tempo prezioso insieme. Quello è indimenticabile. Mi chiedo una cosa. Quello Nicola. è dimenticato, Sbaglio. Se no, sono no. sintonizzatissimo su quello eh. che dici. Mi chiedo una cosa, ma anche noi, noi Stato, no? cosa facciamo per far capire, per esempio, a un ragazzino che puntiamo sul libro piuttosto che sulla lattina di Coca-Cola, tanto per dire una cosa come un'altra. Cioè, noi percepiamo che il paese spinge verso quel tipo di consumi? Oppure non lo percepiamo? Beh, secondo me il concetto principale è quello dell'educazione alla lettura è una di quelle cose che comunque alla scuola bisogna fare, perché portare i giovani, i ragazzi, verso l'innamoramento di una materia avviene attraverso il coinvolgimento da parte comunque degli insegnanti verso il proprio, diciamo così, potere cognitivo. Insomma, loro hanno grandi possibilità gli insegnanti. E quella dell'educazione, per esempio, al territorio, l'educazione alla lettura ci dà quel senso civico alto che oggi ci è stato tolto un pochettino dalla scuola, cioè nel senso che vi ricordate, io parlo dei miei tempi, c'era l'educazione civica che ci dava la possibilità di comprendere come funzionava lo Stato, come funzionavano Ora, invece, il senso civico deve avvenire attraverso l'identità di un territorio, attraverso la cultura che un territorio emana, per cui e chiaramente di, bisogna avere ehm, la possibilità di creare questi, ecco, questi, progetti che partono dalla scuola ma vengono, bisogna diciamo, coinvolgere pubblico e privato anche là. Faccio un esempio banale. Io ho parlato di un'educazione alla lettura. Perché non parliamo di un'educazione al movimento, al eh, gesto? Allo sguardo. Eh, ce ne eh, sono E di, qui che è maestra in queste cose. Non solo cioè non basta oh. dire io voglio fare danza e vado alla scuola di danza. Dobbiamo preparare comunque i ragazzi verso una cultura altra, cioè verso un concetto completamente differente da quello che è stato finora. Cioè io non devo dire mio figlio è portato per la danza, quindi lo porto alla scuola sotto casa dove si fa danza. No, dobbiamo comprendere che cosa è. Quindi se non un secondo, ci sono degli un esempi. Preziosi, scusami se ti interrompo, io utilizzo una specie di diade fondamentale, Mimesi Diegesi, che è una diade che se vogliamo in letteratura anche in teatro è abusatissima, però riguardo proprio questo, cioè la poesia, la letteratura o l'arte a scuola va raccontata. Di egesi, o va interpretata? Perché quello che manca è secondo me il fatto che a scuola i professori non gliela leggono più, non gliela interpretano più. Abbiamo fatto recentemente una lettura a Dante, con tutti e due, e anch'io ultimo, tra cotanto senno. E, e, beh, se avessimo portato delle classi scolastiche ad ascoltare Elisa Barucchieri, che si trasformava proprio nella Maria, la luce di Dante, no? avrebbero letto Dante come i pazzi a casa, sì. tornati a casa invece spesso si ritrova tu hai ascoltato il nostro lavoro sì. il lavoro degli altri colleghi che hanno interpretato sì. Dante grazie all'ospitalità appunto dell'istituto Vittorio Emanuele Nicola De Matteo insomma io volevo che ci fossero proprio per raccontare anche questo però eravamo in quel caso purtroppo soli no? nel senso che certo. facevamo tutto avanti alle ti telecamere ti posso interrompere un attimo certo, perché qui eh, c'è mi una mia eh, esperienza assolutamente straordinaria in Serbia eh, io sono stato ospite in Serbia per una dieci giorni, chiusi praticamente quasi in un convento dove abbiamo studiato, eravamo 30 poeti che, so che arrivavano da tutte le parti del mondo, però io ero l'unico italiano. Grazie a Dio c'era eh, Draga Ambrovic che mi faceva da vecchio amico. Lo salutiamo. Però tieni presente che eh, mastico poco l'inglese, per cui là i, i bulgari, i tedeschi, parlavano tutti inglese. Vabbè, comunque, in ogni caso, a un certo punto abbiamo fatto una lezione all'Università di Belgrado. Siamo andati là, 300, 300 persone sedute e noi eravamo 30 eh, guerrieri che stavano là a sentire le domande. A un certo punto il professore fa una lezione magistrale su Dante Alighieri. La platea era completamente, come dire, presa ipnotizzata da questo professore che era un professore di un certo livello avrà avuto 80 anni che comunque dico diceva più. la sua su, su questo sì. o la leggeva o no, la no 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 lui spiegava eh. verso per verso era una cosa eh. estremamente era una lezione cioè noi eh sì, eravamo però, ospite però Nicola qui il problema è che con no. la musica del verso eh. che non si sente più risuonare nelle aule delle arrivare, volevo eh. arrivare proprio qua Dimmi, dimmi. Quando... esatto tu hai detto una cosa che... a cui stavo arrivando a un certo punto il professore, che leggeva ovviamente in lingua, a un certo punto mi guarda, dice: Ma lei è italiano?, sempre con la traduzione di Manovici: Sì, sono italiano. Senta, fa, vuol venire lei a leggere questo passo di Dante? Mm. È chiaro che io mi sono sentito piccolo, piccolo, piccolo. <ride> Ma che cosa vuole da no, me questo qua? Sono andato lì, improvvisamente. Aspetta un attimo, ho letto un passo intero guarda è stato il giorno forse più bello della mia vita perché la platea si è alzata in piedi e ha applaudito perché perché era così sentita questa voglia Quindi di sentire convergiamo in lingua, sulla stessa lingua, idea ecco, di diciamo. interpretare di essere nella poesia di essere nella Bellissimo. cultura non raccontarla soltanto non spiegarla uno soltanto. deve amarlo ecco cioè l'atto di amare è un atto attivo non è una Ecco, ora vado contro San Bernardo no, no, no. non è solo contemplare cioè è un atto attivo ed è una cosa di fame fame di bellezza e bisogna amare il comunicarlo non solo il saperlo chi insegna Ma deve la amare bellezza. comunicare la esattamente bifronte, quello che ha detto ricordo. la bellezza è un giano bifronte si ah, dà e si prende secondo assolutamente. me Assolutamente. e allora se nessuno te la dà come fai a a ridarla a qualcun altro. E il ah. problema è quello, partire dalla bellezza non è tanto automatico. Non è automatico. Un'altra cosa che penso è un bellissimo aneddoto, poi magari qualche esperto di cultura giapponese mi può correggere, ma per quello che so io, in Giappone, che è una cultura, specialmente quella antica, molto classista, molto cerimoniale ed estremamente mm. rispettosa, le uniche persone che non si inchinano all'imperatore all sono gli insegnanti. Perché è l'imperatore che si deve chinare a chi insegna. Ecco, noi questo ogni tanto e questo va con la cultura e va con l'arte, no? È fondamentale questo riportare quel, quella. In una scuola italiana che pensa molto ai numeri sì, e a riempire però, le sì. aule Ma per, non occidentale, chiudere, non italiana, per Occidentale, non italiana, occidentale ormai. Mi sento di non essere tanto sereno, forse dobbiamo ripensare anche quello, proprio il modello di scuola che non può essere ovviamente una specie di pascolo per il gregge molto spesso noi pensiamo che una scuola sia buona quando è strapiena di persone molto spesso queste persone sono quelle che non vogliono poi studiare e che vengono premiate lo stesso io certe volte dico sempre con iperboli meglio 100 ragazzi che sono intelligenze piuttosto che 1000 deficienze perché poi alla fine se noi produciamo ragazzi che non hanno quel livello culturale che dovrebbero avere perché anche gli diciamo che va bene, basta che veniate a scuola questo è un concetto che poi dovremmo affrontare meritocrazia o... Apertura sine die delle porte del nulla, perché se i professori devono contare, non è che devono poter bocciare, no, devono poter fare intendere che il loro giudizio è pesante. Ma oggi, nella scuola, non è così, o oh no? Mi sbaglio, no, Nicola? Assolutamente, no, hai assolutamente ragione. Cosa nella che io scuola io dico... oggi il docente è quasi l'ultima ruota del carro. Io ho l'impressione però che ci sia anche eh, un'altra voglia da parte nostra, eh, che siamo degli utenti della scuola la capacità degli insegnanti di fare il proprio dovere da insegnanti. Questa non è una frase scontata, non l'è affatto, perché ci sono molti insegnanti che non voglio dire... Che, attenzione, eh, sto parlando di una minima parte, che vanno a scuola non per il 27 del mese perché devono prendere lo stipendio, e accanto a quelli c'è qualcuno che ama veramente la didattica, ama insegnare. Io, mi, io voglio ricordarmi, perché... La materia va fatta innamorare, cioè io mi devo innamorare dell'italiano, della matematica, che è una... Materia così ostica, però, se tu ti innamori, se hai un insegnante che ha questa sì, grande capacità insegnanti... di offrirti. Sì, Nicola, qualcosa ma anche gli positivo... insegnanti oggi vengono selezionati con criteri che non sono più proprio quelli orientati a questo discorso. No, La scuola certo. è diventata, forse lo è sempre stato, un grande serbatoio occupazionale. Assolutamente. E quindi, quando diventi serbatoio occupazionale, supplisci ad altre realtà che occupazionali non riescono ad essere non puoi pretendere che chi ci va ci va per vocazione. Ecco, io ci trovo tragico appunto parlando citerò mia mamma mille volte oggi in questo episodio, ma che proprio che bello per... che meraviglia. No, <ride> no, come si chiama ma... mamma? Sally. Sally, Sally americana Sally. Ah, ed eh, è una già, maestra, eh, sì perché... insegna scrittura e lettura, no? <ride> Spettacolo, sentiamo, e... sentiamo. ed è fenomenale. Ma um, proprio mi viene da pensare proprio a questo, no? Che c'è questa tragica cosa di pensare All'insegnante come quello che non è, non è riuscito a farlo, quindi lo insegna. Invece no, e, e l'Italia sono d'accordo, spesso sbaglia perché l'esame per l'insegnante è sulle nozioni che sa, scordandosi che deve sapere innanzitutto insegnare. insegnare. Mia madre è una matta scatenata, ma proprio ieri mi raccontava perché insegna letteratura, lettura e scrittura alle elementari. Che l'ha chiamata la mamma di un suo due allievi, questi gemelli che aveva in classe, tutti e due sono stati presi a Princeton, borse di studio a Princeton, insegna, negli Stati Uniti. E la mamma ha chiamato mia madre, che ha insegnato a questi ragazzi quando erano bambini, alle scuole elementari, per ringraziarla. Eh, certo. Beh, tu sei una testimonianza, tu e anche tua sorella, che salutiamo tuo tramite. <ride> Era Sofia Ricci e siete sì. dei, dei, come dire, dei prodotti di questo certo. però eh. il nostro cioè, padre era un insegnante eh, era la uno, mamma storico di Elena, uno storico importante, se storico letto bene. Eh. Ecco, che vi ha, appunto uniti, perché voi non siete figli della stessa mamma, se non no. sbaglio, giusto? due ecco, mamme questa. fenomenali tutte e due. <ride> e sì, hanno scelto è... un buon padre, noi siamo eh, molto grazie. Insomma, <ride> alla fine questa è una fortuna. Oggi a fare cultura, Nicola, è un privilegio. Cioè certo. prima il privilegiato era colui che non lavorava. D'accordo, che si poteva permettere di non lavorare Il nobile se vogliamo chiamarlo così. Adesso il nobile è chi può comporre poesia? chi può certo. fare teatro anche solo se... per l'amore per farlo e non, non per farlo in modo in professionale TV, però. Sì, si può dire, si può dire, brava ok abbiamo capito lavoriamo il triplo, non so ma se sì, vedete le occhiaie è perché io sono reduce da 34 ore sveglia per finire un progetto in tempo Eh, perché ma sono... infatti poi non a caso cioè, Elisa Barrucchieri è, proprio... è un'artista cioè, internazionale lavora, che ha lavorato ovunque, lavora. è famosa certo. ovunque è ah. anche una come dire un insegnante perché poi c'è una seconda anche importante attività che è interpretare l'arte, farla e poi raccontarla quello stavamo dicendo non solo nella storia e letteratura ma anche proprio nella mimesi dell'arte cioè come si fa già guardare Elisa e io e Nicola eravamo ammirati prima anche Giulia quando ci racconta i fatti e come certo. il suo mimare <ride> è automatico e quindi ovviamente noi ci divertiamo questa è arte, questa è la natura dell'essere umano alla fine quella cosa che ci fa diversi da tutti il resto al volo una domanda della verità finale che cosa ne pensate di questa nostra impresa, questi nostri progetti, la Statua di San Nicola, il Parco Tematico, il riconoscimento UNESCO per la Basilica e il Corteo Storico? Senti, per me è un'opportunità, ecco, è un'opportunità che forse la città di Bari dovrebbe cogliere, ma penso che non solo la città di Bari, ma ci sia tutto un movimento dietro, una Puglia, un'Europa che dovrebbe eh, dare a un santo famoso in, in tutto il mondo. Eh, diciamo così, quello che merita, cioè la, la collocazione che merita. Chiudo con un ultimo esempio, sempre della velocissimo, Serbia, perché? velocissimo. Guardate, io sono stato in Serbia, una, eh, dove la religione non, era, non è quella cattolica. Cristiani sì, però loro sono ortodossi. Gli ortodossi sono ortodossi. E loro, quando eh, parlano di San Nicola, vi dico, a me hanno fatto venire i brividi. Ci vediamo quando arriva in Basicamente. Perché non è Italia che non è Bari. Allora, questo è quello che noi abbiamo di straordinariamente conosciuto sì. nel mondo. La nostra idea è di valorizzarlo, se vogliamo, insomma, di far sempre più da attrattore turistico-culturale e superare la, la fase così drammatica che stiamo vivendo. Che ne pensi, Elisa? Tu sei ormai tutt'uno col corteo storico Assoluta, di San Nicolò. No, no, io lo amo. No, eh, tu, io ma lo tutti amo, amano te tu e tu ami il corteo. Sì, Quindi sei una dato... voce importante. Io... Allora, io penso quando io giro il mondo, io. Rimango folgorata dalla bellezza dei luoghi, che è l'identità, che è la cultura. E io sono cresciuta per un periodo della mia vita in Dolomiti, il nostro santo, che era San Nicolò. E ora abbiamo fatto l'apertura dei campionati del mondo di sci alpino a Cortina, siamo stati fortunati a fare un evento dal vivo in questo momento tragico. Abbiamo parlato di San Nicola, San Nicolò. Ed è così la mia parte norvegese e americana, che è di origine norvegese, Conosce San Nicola è fondamentale ed è fondamentale una riconoscibilità, un'identità del luogo importantissimo. Io penso che sia importante farlo bello. I, ci sono i luoghi nel mondo che hanno l, il punto di riferimento artistico, oltre a quello storico-culturale, ma l'arte contemporanea è fenomenale, vibrante, emozionante e avere il coraggio di mettere insieme. Il museo a Firenze di Marino Marini che ha il metallo accanto alla pietra medievale è entusiasmante. Ecco, allora bisogna farlo bene. Questo e il riconoscimento, da noi. E questo dipende da, da noi: noi eh. di non fare, ecco, nutrire le fiamme e non venerare le ceneri. Cioè, fare. Qualcosa di fondamentale che abbia il coraggio del contemporaneo, bello però non quello fine a se stesso. Qualcosa di, di forte che possa essere qualcosa che uno va e ha visto quello. E se, tanti, comunque tanti turisti vengono a Bari e lo so perché sono metà americana, sono metà turista qua e innamorata quanto una turista, non si rendono conto della storia e della potenza di San Nicola a Bari. Penso sia importante comunicare anche questo, oltre alla bellezza pugliese e finalmente a una città come Bari o il Barese, il Nord Barese che sono bellissimi, il Romanico, Pugliese per quello che è, ma comunicare poi anche questi aspetti sia importante e queste sono le occasioni, bisogna farle, con, bisogna farle eccelse, non c'è possibilità di compromesso, bisogna farlo ma farlo veramente, veramente, veramente bene. Parole meravigliose. Elisa Barocchieri, patrimonio culturale barese <ride> e pugliese. Perché ce l'abbiamo solo noi. Un'altra cosa, come San Nicola. Anche io Elisa Barocchieri ce l'abbiamo solo noi. Sono ha scelto noi. Eh, io perché sono perché scelto noi. Perché ha scelto noi? Perché mi sono innamorata così? di questa Ma terra e di questa po'. gente. Mi sono innamorata di questa... di. Ecco, appunto, io quando ho iniziato a conoscere la Puglia... Mio padre ci aveva già portato qui negli anni '70 e, e ho, sono fra le memorie più importanti, più belle di tutti noi bambini, eh? di questo Natale, inverno passato lì. Ma eh, quando poi sono tornata grande, rispetto, ero a New York e volevo tornare in Italia, rispetto a Roma appunto con mia sorella, o Firenze con il resto della famiglia, perciò, due luoghi bellissimi: c'era questa Puglia che aveva una gente con una curiosità. È una voglia di verità autentica e fame di bellezza, fame di comunicazione. Io me ne sono innamorata. Ed erano anni 90, tutti allora, mi dicevano pazza, penso che invece come, ho scelto ti bene. Ti useremo come spot <ride> no. noi stessi di Antenna Sud, sicuramente. Adesso, però, purtroppo ahi noi volge al termine la nostra trasmissione, la nostra nona, nona puntata. Posso dire un'ultima certo, cosa al volo? Certo, però sì. allora, con Nicola De Matteo, che fa questa Notte Bianca della Poesia. Bellissima, giusto, pazzesca! No? Che va avanti. Che, che infatti oggi ci ha datato perché mi sono resa conto che sono 11 anni. anni 11 sì. anni. Che quest'anno stiamo mirando a rifarla e faremo un progetto bellissimo insieme. Perciò la parlare notte di bianca questo. della poesia è già una che poesia che diventerà un festival possiamo... di una settimana ascolta perché questo è importante questi sono aspetti proprio... che sono anche turistici sono vero? turistici eh, eh, proprio... infatti lo sto, sto entrando a gamba tesa proprio perché tutto quello che abbiamo detto poi deve diventare qualcosa di concreto e noi stiamo mettendo insieme quest'anno siamo emozionatissimi questa notte bianca per la quale ho danzato ed è bellissimo, perché io dico sempre che la danza è come la poesia. E no? allora poter dare questo servizio ci stiamo... Regia, datemi altro tempo, <ride> se no non possiamo ascoltare queste cose così belle. Di... Ci molto stiamo bello. incastrando per <ride> no, fare proprio un festival di teatro, danza, musica e poesia per una settimana giovinazzo nell'istituto di cui avete parlato. No, Facciamo... Emanuele, già. grazie a ah, Nicola, vita. De Matteo. Grazie. E grazie a Elisa Barucchieri, Patrimonio voi. Culturale Barese e Pugliese, un bacio a Giulia Lina. <ride> noi ci rivediamo la prossima settimana, Importanti. noi ci proviamo a nostra volta a dare un contributo e bella poesia a tutti, in mezzo a tanti guai, forse soltanto la musica del verso può veramente rapirci e distrarci come la musica in generale. Ciao ciao!